esordire, no? Sono le partite che tutti vorrebbero giocare. Peccato per come è andato all'inizio della gara, però sono stati bravi a ricompattarci e a riprenderla poi. Sul campo, come avete vissuto quei primi 20 minuti, diciamo, di difficoltà col Parma? Che loro sono partiti forti, poi sono una squadra molto forte. Sapevamo che potevano giocarla sul contropiede e ci hanno fatto quello così. Peccato perché anche nonostante per aver preso quei due gol, noi avevamo creato tanto. Però poi lo scrivere loro è stato bravo e siamo riusciti a fare gol il primo tempo, perché se riusciamo a fare gol il primo tempo sicuramente l'avremmo portata a casa vittoria. Nella ripresa siete entrati subito a testa bassa. Sì, siamo stati fortunati che loro poi hanno dato questa espulsione. Però il nostro obiettivo era riprendere la partita e eravamo consapevoli di poterla riprendere. Perché era mezzo vuoto, mezzo pieno, questo pareggio, come rimane la distanza, il vantaggio sul Parma? Sì, sicuramente, la squadra è sempre del parere che se non riesce a vincere è importante non perderlo. Meno male ci siamo riusciti. Prima partita in cui giochi, pareri personali, come ti sei sentito? No, queste sono cose che poi lascio fare a mister. Certamente mi manca un po' di benzina nelle gambe, da tanto che non gioco, solo negli allenamenti, allenandomi e giocando posso trovare la condizione fisica migliore. So che posso fare molto di più, adesso sono 10 giorni che vado con nuovi compagni, però già mi trovo molto bene, mi stanno dando una mano ad inserirmi. Quindi adesso più passa il tempo, più troverò sicuramente una condizione migliore. Quindi buone previsioni per il campionato? Sì, sicuramente. Quindi il pensa cosa dice? Fantastico. È stato veramente bello vedere il pubblico così. Adesso domenica giochiamo con l'Ancona e spero che ci siano sempre contatti così.